accaduto a Nassiriya nei giorni scorsi. Giampaolo Cicoria fa cominciare questa gara 4, attenzione a Dejan Bodiroga, inutile dire che molti occhi saranno su di lui dopo la cattiva prestazione di due giorni fa a Treviso, e lui a giocare la prima palla per Hokis. Giacchetti tornato in quintetto dopo tre partite, una non l'ha giocata e due partite viste cominciare dalla panchina, si butta dentro David Hokis e c'è subito il canestro per il giocatore americano della Lottomatica, che porta anche a casa il fallo. Una Lottomatica che parte molto determinata, vuole subito, cominciando dall'attacco, far dimenticare la partita di Treviso. Beh, subito un'azione di grande esecuzione, direi perfetta, con spaziature, tempismo fra passaggi e tagli e blocchi, la palla ha cambiato lato, è andata dove doveva andare e Hokis l'ha risolta da par suo. Viene poi beffato dal ferro Hokis nell'esecuzione del tiro libero, rimbalzo di Marcus Gori, pallone per Ramona, se si scasca, se si inalizza, si fa sentire il tifo dei 10.005 del Pallalottomatica. Gori vuole palla contro Alessandro Tonolli, Tonolli questa volta non ha posizione, è costretto a rifugiarsi nel fallo. Marcus Gori subito a prendere posizione molto vicino al canestro. È sempre difficile l'anticipo quando, sulla linea di fondo, perché lascia un angolo di passaggio più facile. Ha fatto bene Tonolli a evitare ogni dubbio e a spendere un fallo. Difesa a zona della Lottomatica dopo la rimessa dal fondo, Nicolas riceve palla di fronte a sé, Giacchetti, taglio di Zisis, sfrutta il blocco di Gori, pallone che non circola però per la Benetton, arriva palla a Gori, attenzione a quella posizione di post medio che tanto male ha fatto la difesa della Lottomatica in gara 3. Nicolas cambia al lato del campo, pallone impossibile da raggiungere però per Nikos Zisis, subito una vittoria parziale della difesa romana con questo accenno di zona. Soprattutto col recupero di Hokis, che ha tolto il tiro a Nicolas, lo ha costretto a fare un passaggio abbastanza difficile, improbabile e certamente male eseguito, tant'è vero che la palla è uscita dall'alto. Tonolli in angolo, esce su di lui Gori, il fischio di Duranti che vede una irregolarità nell'anticipo di Uros Slokar su Obinna e Kesie. Inutile dire che soprattutto con il nigeriano in campo la Benetton voglia evitare i passaggi in post basso, c'è l'anticipo forte del giocatore sloveno che però si aiuta troppo con le braccia del primo fallo anche per lui, rimessa affidata a David Hokis, il movimento è di Giacchetti che prende il blocco proprio di Kesie, non c'è passaggio a Giacchetti, attenzione a Hokis che è un po' in difficoltà, trova in qualche modo Tonolli e poi la palla torna da Giacchetti, rimane Marcus Gori contro Dejan Bodiroga, già i cambi sui blocchi durante la rimessa per la difesa della Benetton, Zisis è su Hokis, parte Hokis in palleggio, non c'è aiuto in quell'area, arriva Chiesi e sbaglia una schiacciata che avrebbe fatto venire giù letteralmente il palazzetto, la palla è per Nicolas dall'altra parte, pallone che gira per Gori, vorrebbe palla dentro l'area, Slokar, si va da Shiskauskas invece contro Dejan Bodiroga, ancora Slokar, finta fino a 3, si va ad attaccare Obin e Chiesi. Buon lavoro di Uros Lokar che ha letto la cattiva uscita da parte di Echesi e lo ha sorpreso con la partenza verso destra. Sì, perché era molto malmesso, aveva la gamba sinistra, cioè quella, diciamo così, di allungamento in posizione errata, e l'entrata lo ha costretto al fallo. D'altro canto Echesi chiedeva un fallo dall'altra parte, non so con quanta ragione, però lo chiedeva. E Nicolas blocca il tabellone per la Benetton con questa tripla, ha perso completamente nell'angolo opposto rispetto alla rimessa dalla difesa zona della Lottomatica, tre punti di Drew Nicolas alla ricerca della prima convincente partita in trasferta dei suoi playoff, comincia bene segnando il primo tiro del suo match, Giacchetti in palleggio, la palla va dall'altra parte per Bodiroga contro Shiskauskas, poi l'uscita di Hokis inseguito da Marcus Gori, ancora Hokis che vuole attaccare, Gori palla per Bodiroga, aiuto è di Nicolas, ancora la matchup della Benetton che mette in difficoltà la Lottomatica, poi Tonolli in qualche modo riesce a costruire un buon tiro per Giacchetti, tiro che non va ma c'è posizione, a rimbalzo per Dejan Bodiroga, tocca a Nicolas, rimessa per la Lottomatica. E ha rischiato parecchio Tonno stavolta, perché proprio sulla soglia del 24esimo secondo, meglio del 22esimo secondo, ha fatto un passaggio anziché un tiro che però è venuto perfetto, anzi ha concesso anche un rimbalzo in attacco. Tonolli si prende un tiro che non va, Alessandro Tonolli soprattutto per problemi di falli non è ancora di fatto entrato in questa serie dopo aver dominato la serie contro Siena, gran palla di Slokar sotto per Nicolas, le sue finte, non va il suo tentativo, buona la difesa di Tonolli che non è caduto nelle finte di Nicolas, l'ultimo a toccare è Marcus Gori, le squadre ancora con molta applicazione nella tattica stanno mostrando già qualche novità anche rispetto a due giorni fa. Beh, un paio di rientri sia da una parte che dall'altra non proprio perfetti, tant'è vero che la palla è arrivata sotto, però alla fine c'è stato un eccellente movimento difensivo di chiusura finale, diciamo, quest'ultimo di Tonolli francamente molto ma molto lodevole, no?
Buon tiro dall'altra parte di Bodiroga con la penetrazione e lo scarico di Jacopo Giacchetti. Non va il tentativo di Dejan Bodiroga, la rimessa è per la Benetton. Rispetto a gara 3 mi sembra di vedere nella Lottomatica la intenzione più spiccata nel penetrare e scaricare, cosa che è mancata praticamente nell'arco di tutti i 40 minuti alla squadra di Svetislav Pešić. Due giorni fa Šiškauskas trova Nicolas perso da Hokis, si alza Nicolas, il tiro non va, lavora Slocker, ma Chiesi tiene la posizione dopo il taglia fuori, fa correre Jacopo Giacchetti che ha solo Šiškauskas tra sé e canestro, poi arriva Gori e arriva la prima stoppata della partita della Benetton in gara 3, 6 stoppate, una delle chiavi del match di Treviso. Beh sì, difatti credo che Roma debba pensare a questo fatto, perché vero che in questo caso ha avuto la rimessa eccetera, però sai, in quella situazione lì Giacchetti poteva anche lucrare qualcosa di meglio che una rimessa da fondo, visto che è arrivato con la palla dentro l'area con un bel arresto, magari c'è due punti più facili. Deve tirare Giacchetti, sta scadendo i 24 secondi, buon lavoro di Slocker, soffre un po' a rimbalzo la Benetton con il suo tipo di difesa, tutti aiuti e rotazioni, però per il momento non paga particolarmente dazio. Slocker pescato benissimo, come secondo rimorchio mette la tripla, grande inizio dello sloveno. È veramente una presenza, devo dire, ormai costante e rassicurante per la Benetton. I miglioramenti di Slocker sono proprio sotto gli occhi di tutti, ormai un giocatore di questo livello, il che non mi sembra poco come complimento. Dall'altra parte Bodiroga attacca Šiškauskas, Šiškauskas cerca di tenere il palleggio di Bodiroga che arriva fino in fondo, il fischio di Tola, dice l'arbitro Viterbese che il canestro non è valido, però Dejan Bodiroga sicuramente sta mostrando tanta intenzione di entrare sin dall'inizio in questa partita. C'è un colpo subito da Ramunas, Šiškauskas nell'occasione, deve andare in panchina pronto all'ingresso in campo Marco Mordente. Inutile dire che Bodiroga è il primo a sapere che tutti questi 10.500 spettatori si aspettano una rivincita del giocatore serbo dopo gara 3. Non c'è dubbio che lui saprà fare il massimo per poterlo fare. Una considerazione, probabilmente avrebbe bisogno di più spazio, di più isolamenti Bodiroga. Seconda considerazione, la dimostrazione dell'importanza di Šiškauskas è che appena esce non c'è nessun altro che può marcare il proprio Bodiroga, difatti mi pare di vedere l'inizio della zona blattiana, adesso ne vedremo gli sviluppi. Perché come ben sapete manca anche Matteo Soragna, di fatto l'altro numero 3 a disposizione di coach Blatt, come dall'altra parte manca sempre Alex Righetti. Tonolli adesso per Hawkins, Bodiroga inseguito ancora da Marcus Gori, poi Giacchetti ad attaccare Mordente, fuori per Tonolli che si alza, prova a mettere la tripla e la va a segnare. Alessandro Tonolli entra di fatto in questa serie, questo è il quinto tiro in questa serie dopo i 3 tentati dal campo nelle prime 3 partite, già 2 in questo inizio di gara 4, il primo segnato potrebbe essere un segnale importante per l'Automatica, ma Nicolas sembra quello in versione palaverde, diciamo, almeno limitandoci a questi playoff, già 2 su 2 per lui nel tiro a 3 punti e 6 punti per Dro Nicolas. Beh, c'è stato quel canestro dall'angolo sulla rimessa, lì è una responsabilità collettiva, stavolta questo blocco cieco in allontanamento non è facile da marcare. Sì, Hawkins avrebbe potuto fare qualcosa di meglio, però onestamente se l'è mossa molto bene Nicola stavolta, quindi si è andato a prendere un bel tiro comodo. Tiri comodi che Giacchetti, anche se ne ha sbagliati un paio, sta ben costruendo per Roma. Giacchetti molto dentro il match in questo inizio, Mordente dall'altra parte sulla pressione di Bodiroga, Nicolas va da Slocker contro il Chiesi e si muove Zizis, ha spazio per prendersi il tiro, buona esecuzione della Benetton, sbaglia il tiro a 3 punti Nicolas Zizis che sta giocando degli splendidi playoff ma continua a non vedere il canestro quando prova la conclusione da 3 punti. Palleggio adesso di Bodiroga contro Mordente, pronto l'aiuto Zizis, arriva adesso l'aiuto, le finte di Bodiroga, gran scarico per Robin Chiesi e schiacciata. Bodiroga legge benissimo i raddoppi che così male gli hanno fatto in gara 3, li legge con un grande assist per Chiesi. Comunque non è un caso che la prima giocata di stasera, intendiamoci, poi ne farà altre, c'è altre 100 dei, figurati, viene con una Šiškauskas fuori che è quell'unico che lo può veramente mettere in difficoltà fisicamente, con gli altri diciamo che non va, non dico che va a nozze, però è più facile.
e Tonolli poi si fa vedere con la gran stoppata su Slocker. Slocker immagino abbia l'ordine di attaccare Chiesi partendo lontano dal canestro. Tonolli però ha letto benissimo questa situazione, è andato con una gran stoppata. Adesso Slocker lascia il campo, è arrivato il momento di André Bargnani, entra nella partita anche Matt Sant'Angelo, non utilizzato da David Blatt in gara 3. La rimessa è per Mordente, ancora la zona per la lotta automatica, ancora una volta perso Nicolas che però sbaglia il tiro. L'imbalzo di Marco Mordente, non nuovo a questo tipo di azioni molto preziose per la sua squadra. Resta a zona 2-3 la lottomatica sul nuovo possesso Benetton, con Sant'Angelo che va ancora da Gori. Giacchetti è vicino a lui, si va in angolo ancora da Sant'Angelo, ancora la circolazione che latita però nell'attacco della Benetton. Pericoloso cambio di lato verso Nicolas, poi Mordente con spazio da tre punti, tiro che va corto, lotta ancora Tonolli che cerca di salvare il pallone, poi nel traffico rischia di perderlo, ma l'ultimo a toccare è ancora una volta Marcus Gori. L'importanza di Alessandro Tonolli in questo inizio della lottomatica, soprattutto l'importanza sua e di Bodiroga nei lati della zona in basso, con questi tiri che come è noto danno dei rimbalzi un pochino meno classici, e quindi Chiesi può prenderne alcuni, ma la maggior parte saranno scivolanti sulle linee laterali, quindi l'ho dimostrato prima quello di Mordente. Sarà molto importante il lavoro proprio di Tonolli e Bodiroga. Ancora l'isolamento centrale per Dean Bodiroga, che questa volta riesce ad avvicinarsi di più al canestro, non arriva al raddoppio. Arriva secondo Bodiroga il fallo, questo è il motivo della sua discussione con l'arbitro Tola, però un Dean Bodiroga già molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto due giorni fa. Primo canestro dal campo per lui, ma Bodiroga è nel vivo dell'azione della lottomatica. Adesso Sant'Angelo rischia di perdere il pallone, la rimessa sarà per la Benetton. Questa l'azione di Bodiroga, qui arriva in ritardo il raddoppio che così male ha fatto Bodiroga due giorni fa, anzi praticamente non arriva, e Bodiroga contro Mordente da quella posizione del campo ha vita abbastanza facile. La differenza rispetto a quando lo marca Fiscazzi, al di là del fatto che un Bodiroga come tutti quei grandi campioni non è che dipende proprio dalla difesa, però può trovare delle difficoltà. Una di queste è che quando arriva alla fine con Siskauskas deve a fare un tiro andando in allontanamento, con Mordente può andarlo in avvicinamento perché è più alto, questo aumenta di gran lunga le percentuali. Gran canestro di Andrea Bargnani, praticamente la prima palla toccata dal giocatore romano nato a pochi metri dal palalottomatica. Bargnani nelle due partite che ha giocato quest'anno a Roma, praticamente le prime due da protagonista del nostro basket, 5 su 16 dal campo, 0 su 5 in gara 2, ha cominciato invece molto bene questa gara 4 dando il vantaggio di un punto alla sua Benetton. Metro arbitrale, mi sembra abbastanza evidente in questo inizio di partita, non sono ammessi contatti. Quando un giocatore riceve palla in spalla a canestro viene premiato il giocatore che ha la miglior posizione. Non c'è dubbio, a patto, come mi auguro e sono sicuro perché l'alterno arbitrale è di alto livello, che sia così fino al quarantesimo, cioè quel fallo lì va fischiato uguale adesso come il quarto periodo, magari quello decisivo, con lo stesso metodo, allora i giocatori sanno come regolare. Arriva il momento anche di Marco Tušek, mentre ancora in panchina Ramunas Siskauskas, per il colpo che avete visto in precedenza preso al labbro, stanno ancora cercando di suturare il labbro inferiore del giocatore lituano. Il pallone adesso è per Bodiroga, sempre contro Mordente, ancora l'isolamento centrale, la partenza di Bodiroga che si fa largo, va fino in fondo, c'è anche il fallo di Mordente, potenziale gioco da tre punti per Dean Bodiroga. Non c'è dubbio che c'è un piano partita, qui abbiamo visto il finale, naturalmente come diciamo questi movimenti dinamici possono essere interpretati sia col fallo all'attacco che alla difesa, bisogna vedere chi è arrivato nella frazione di secondo a occupare lo spazio, ci stava tutto, quindi ci sta anche il fallo a Mordente. Certo è che il piano partita di Pešić prevede molti isolamenti per Bodiroga, soprattutto all'inizio partita, magari poi facendogli prendere un po' di fiato nella parte mediana e ritornare con lui nel finale. E la mancanza di Siskauskas è un grosso handicap, ma adesso è rientrato in campo. Tornato Siskauskas, Bodiroga completa il gioco da tre punti, è arrivato a quota 5 punti Dean Bodiroga, cioè gli stessi che ha collezionato nell'intera partita di Treviso due giorni fa, partita da 2 su 10 dal campo per il fuoriclasse serbo. Siskauskas lo attacca subito, poi fuori per Zizis, Sant'Angelo, palleggio e scarico per Bargnani, palleggio, arresto e tiro di straordinaria bellezza, tiro che va corto, ma Bodiroga c'è come anche a rimbalzo, mette subito palla a terra Bodiroga, lo contiene Gori, poi non si intende con Siskauskas, resta Gori contro Bodiroga, Bodiroga va fino in fondo, c'è anche il tentativo di stoppata di Gori, a Bodiroga adesso sembra non volersi più fermare, 5 punti consecutivi per Bodiroga, 7 in totale. Proprio i 5 punti bodiroghiani classici, ovvero sia con la sua penetrazione
che è tanto lenta quanto immarcabile, in quest'ultimo caso addirittura da un pezzo da 90 come stoppatore come quale Egori. Si fa vedere anche Matt Santangelo, importante la sua penetrazione, magari non particolarmente ben consigliata dal punto di vista tattico, ma porta a casa due punti molto importanti, e Santangelo per i pochi minuti in cui viene utilizzato, se riesce a dare questo tipo di contributo, diventa un'arma molto importante a disposizione di David Blatt. Palleggio di Vlado Ilieschi, resta contro Bargnani dopo il consueto cambio difensivo della Benetton, cerca lo scarico per Giacchetti, intercettato dal piede di Nikos Zizis, quindi nuovamente 24 secondi a disposizione dell'automatica. Intanto indulge in questi palleggi inutili con una penetrazione che tale non è, tant'è vero che non c'era nessun problema, e fa solo mangiare secondi. Adesso spero che sia conscio del fatto che, ah no, gliel'hanno rianzerato, quindi meglio per Roma. Sì, sì, il tocco di piede è considerato volontario, quindi nuovamente 24 secondi per la lottomatica. Giacchetti resta contro Bargnani, lo attacca Giacchetti, pallone che sfugge dalle mani del giocatore pisano e scatta il contropiede della Benetton con Tonolli che cerca la stoppata, e Zizis con grande mestiere porta a casa canestro e fallo, secondo fallo di Alessandro Tonolli in questa serie. I falli di Tonolli sono sempre stati una chiave importante. Sì, però guardate come è stato Zizis con un'astuzia bizantina, guardate, va proprio lui a dire adesso se vuoi evitare il fallo devi fare uno scatto laterale. Effettivamente in questo caso qui secondo me non c'è né fallo né niente, è stato bravissimo Zizis andare a fare un movimento immarcabile, è stato fischiato fallo, non sono d'accordo ma ci sta. Time out per la lottomatica, andiamo con l'aiuto della nostra lavagna a vedere l'inizio di Dejan Bodiroga, davvero diverso rispetto a quello che abbiamo visto 48 ore fa. Questa è l'azione che ha generato l'assist, che ha portato la schiacciata di Echese. Seguite Bodiroga che è marcato da mordente, ma tutti gli occhi sono rivolti su di lui. La Benetton vuole raddoppiare, se non triplicare, il fuoriclasse serbo. Qua arriva già il raddoppio di Zizis, pronto slocker in mezzo all'area, però c'è Echese già ben posizionato per ricevere eventualmente il pallone. Tre giocatori su Bodiroga, Chiesi libero sotto canestro, non è arrivato, non sono arrivati qui i due punti per Bodiroga, ma i sette che ha segnato dopo sono figli anche di questa azione, perché poi raddoppiando è diventato più difficile. Sì, perché poi se tu riesci a mettere insieme il passaggio, il tiro in sospensione, il tiro in entrata, la difesa, lo vedete qua, non sa più cosa fare. E secondo me se non gli fai il pick a Dejan è meglio, se gli fai lo lasci nella sua, chiamiamolo così, nel suo brodo primordiale, riesci a trovarsi tutti gli spazi, tutte le penetrazioni, e non hai il disturbo dell'eventuale secondo marcatore su di lui. E infatti uno degli aggiustamenti tattici di Pesci ci riguarda proprio questo aspetto, non sale il lungo a bloccare Bodiroga, a dare il via a quell'azione di pick and roll che a volte può portare con più facilità al raddoppio su Bodiroga. Zizis riesce a strappare la palla sul rimbalzo d'attacco, trova un altro fallo e tornerà in lunetta. Eccolo qua, Nikolaos Zizis, 23 anni, ma questa giocata come il fallo che si è procurato in precedenza fanno pensare a un giocatore che cavalca i campi, i migliori campi d'Europa da almeno una quindicina d'anni. Sì, però non capisco, c'era Tuzek dietro a Zizis, ma Tuzek non era nei rimbalzisti del tiro libero, come mai era di dietro? C'è una distrazione, che non dite a Pesci di vedere la cassetta qua, perché sennò qualcuno ne esce con le orecchie rosse dopo questa azione qua. Poi degli inusuali errori dalla lunetta per Nikos Zizis, che segna in questo caso il secondo tiro libero prima di questa partita. Nei playoff era 27 su 32 il giocatore greco, ha iniziato questo match con un eloquente 1 su 3, però il punto segnato da Zizis vale il più 1 per la Benetton. Si butta dentro Tushek, lavora bene Trevon Bryant appena entrato nella partita e strappa anche il rimbalzo dopo la buona difesa sul giocatore sloveno della lottomatica. Zizis ancora in palleggio, vede il varco per buttarsi dentro, questa volta Giacchetti credo pensando forse un po' troppo a eventuali adeguamenti difensivi ha perso invece il proprio uomo diretto. Sì, però sai, in questi momenti di transizione riuscire a riconoscere, intanto mettersi nella posizione giusta, riuscire a riconoscere questo, se c'è un giocatore scaltro come non c'è dubbio che sia Zizis, malgrado sia un bambino, però sembra che sia veramente un giocatore di 35 anni, non fai a tempo a farlo, lui è subito visto. Poi una volta usmata la bonus peso, figurati, si è buttato a capofitto.
Segna adesso Zizis, tornando alla sua serie di tiri liberi in queste playoff, limitandoci alla serie contro Roma, 17 su 19 dalla linea del tiro libero nelle prime tre partite, ma anche 0 su 8 nel tiro da tre punti per questo giocatore che ha visto il canestro rimpicciolirsi in questa partita anche dalla lunetta. Poi Wade Halliwell non riesce a controllare il pallone sulla pressione di Trevon Bryant, 41 secondi da giocare nel primo quarto, più 2 Benetton, 18 a 16 è rimessa per Nikos Zizis, va in angolo Sant'Angelo, non può ricevere, brutta rimessa questa volta dalla Benetton, tocca Ilieschi e scappa Jacopo Giacchetti che va fino in fondo, gran giocata di Giacchetti che va subito a far impattare la partita, fra l'altro azione veloce e molto preziosa perché consentirà all'Automatica di giocarsi l'ultimo tiro di questo primo quarto. Zizis ancora in palleggio, cerca lo scarico, bel lavoro di Halliwell, parte Tushek, c'è Hawkins dall'altra parte, ancora un contropiede per l'Automatica, arriva il fallo di Andrea Bargnani. In tre partite finora abbiamo visto pochissimi contropiede da parte sia della Benetton ma anche dell'Automatica, negli ultimi 20 secondi ne abbiamo visti due. Sì, e adesso non guarda caso da due palle perse, ovvero sia la cosa più facile per innescare il contropiede avversario, un contropiede che Hawkins è stato abile ad andarsi a prendere, ma direi abbastanza imprudente. Adesso ha preso due tiri liberi e va bene, però poteva fermare la palla e giocare l'ultimo possesso, che poteva farlo perché ha recuperato a 22 secondi dalla fine, è andato a rischiarsi una giocata contro uno stoppatore come Bargnani. Buon per l'Automatica che Hawkins ha saputo farne il miglior uso prendendosi due tiri liberi. Segna anche il secondo tiro libero Hawkins, parziale di 4-0 della Lottomatica che va in vantaggio a 18 secondi dalla fine del primo quarto, rimessa difficile ancora per la Benetton, si allunga la difesa di Pesic, sullo destro arriva la palla al playmaker designato, cioè Messi Sant'Angelo, 10 secondi per organizzare l'ultimo attacco, vuole spazio Sant'Angelo per cominciare il gioco, buona palla per Trevon Bryant che ha spazio per prendersi e segnare la tripla, gran giocata dei due panchinari della Benetton, poi si perde un po' di tempo nell'eseguire la rimessa, Nicolas con un po' di mestiere ritarda il tentativo di Vlado Ilieschi, adesso c'è meno di un secondo a disposizione della Lottomatica che dovrà provare a inventarsi qualcosa da canestro a canestro, rimessa per Giacchetti che non ci prova neanche, non c'è tempo neanche di lanciare il pallone verso il canestro, Benetton in vantaggio dopo 10 minuti, 21 a 20 il punteggio, 7 punti per Dean Bodiroga, 6 dall'altra parte per Drew Nicolas. Ha cominciato bene questa partita Alessandro Tonali, poi due falli lo hanno tolto per il momento dal match, decisamente in questa serie non c'è il miglior Tonali, nelle quattro partite contro Siena il capitano romano era stato letteralmente insuperabile, lo vedete nella colonna di sinistra, contro Treviso decisamente no, nelle prime tre partite solo tre tiri tentati e anche il contributo difensivo e il rimbalzo nettamente calato, vedete che sono calati molto i minuti, 18 contro 27 nella serie contro Siena, complici anche proprio questi falli, magari uno o due commessi rapidamente all'interno di un quarto che ti tolgono anche mentalmente dal match. È forse un po' figlio di questo scarso minutaggio e quindi di questo per via dei falli, e perché di là c'hai o Bargnani o Gori da marcare che sono certamente più pericolosi, al di là del valore dei giocatori di cui, nel cui merito non entro, più pericoloso come attaccante di quanto non sia Stone, Rugo o lo stesso Boisa. Questo consente di fare meno falli, quindi di stare più in campo e di fare vedere tutto il valore che non ci vuole certo questa serie per riconfermare un giocatore dell'esperienza e della bravura di Tonolli. Cominciato il secondo quarto con ancora in campo per Treviso sia Sant'Angelo che Bryant, si va da Sciscausta contro Bodiroga, fuori per Nicolas che si prende un altro tiro e va ancora a segnare Drew Nicolas, 4 su 5 nelle triple per il giocatore da Maryland, più 4 Treviso. Andiamo da Claudio Angiolini a bordo campo. Pesic si è proprio lamentato per i troppi tiri da tre subiti, per l'atteggiamento della squadra in difesa che sta a guardare, permette troppi tiri da tre e poi fa troppi falli. Si alza Tushek per rispondere, tiro che non va, rimbalzo di Sciscauskas, chiedo scusa, è 3 su 4 nelle triple per Drew Nicolas, 9 punti in totale, Sciscauskas è dall'altra parte, Bryant prende posizione contro Bin e Chesi e prova a fronteggiare, poi gli piazza in faccia il tiro appoggiandosi al tabellone, ottima lettura di Trevon Bryant, Chesi si aspettava l'uno contro uno profondo, unito da Trevon Bryant. Dimostra non solo in questa occasione Bryant di sapere il fatto suo, perché
contro un Ekesi e andare a prendersi un tiro di tabella dai 45 gradi, bisogna saperselo creare, lui lo ha fatto molto bene. Prova a restituire tutto e Ekesi e va a terra Bryant, arriva l'aiuto tardivo di Matt Sant'Angelo, il fallo dell'ex giocatore di Rieti e Ekesi porta a casa la potenziale azione da tre punti. Andiamo a rivedere che Bryant al primo contatto va a terra, Sant'Angelo arriva chiaramente in ritardo facendo alla fine un fallo inutile. La risposta in attacco di Ekesi a quanto perso in precedenza in difesa. Beh, devo dire che si tende a pensare che abbia voluto ingannare l'arbitro, invece il giocatore che cade a terra delle volte, perché pur senza subire lo sfondamento, e forse in questo caso ci stava sia l'una che l'altra cosa, ma ripeto, sono cose abbastanza soggettive quelle decisioni arbitrali, quindi non entro nel merito, però magari ti fa perdere l'equilibrio, sai, un giocatore di 120 kg che ti dà una spintina, per quanto non sia, tu non sei neanche magari in equilibrio perfetto, cadi a terra, sfortuna per lui perché questo è costato non poco. Fallo di Bryant in attacco, blocco in movimento, questa è la chiamata di Cicoria che ferma il tentativo d'attacco della Benetton. Tornando al discorso che facevi in precedenza, spesso è proprio una tecnica difensiva per far perdere l'equilibrio all'avversario, quella di dargli il contatto e poi di toglierlo. Questa volta non è stato così con Ekesi, che ha riportato a meno 3 all'automatica, che torna in possesso della palla. Ablet riprepara Nikos Zizis sul cubo dei cambi, Bodiroga riceve da Hawkins, poi Tushek a cercare ancora Ekesi in post basso, passaggio consigliato a Bodiroga, linea di fondo del serbo, grande azione dell'automatica che torna a meno 1. Questo è un passaggio da quarterback, non ha fatto vedere la palla, questa è una brutta palla persa per Treviso, perché è il momento in cui la Roma sta con l'aiuto del centro, quindi è una cosa che mi rende strafelice, perché quando vedo giocare il basket col centro io divento matto. Sta prendendo un bel momento della partita, vediamo cosa succede adesso. Finito il momento di Matt Sant'Angelo, torna a Zizis per David Blatt. Sant'Angelo che ha dato delle cose molto positive nel momento in cui è stato in campo, però questa palla persa hanno convinto il coach di passaporto israeliano a rimettere Nikos Zizis. Bodiroga ancora con la gran palla per Ekesi che chiude con la gran schiacciata. Bodiroga credo che abbia passato queste 48 ore a pensare a quello che gli hanno fatto a Treviso, a come hanno difeso su di lui, e da solo ha trovato i rimedi per punire la difesa del Benetton. Beh, credo che non sia mai successo in 20 anni che Bodiroga abbia sbagliato 2 partite a fila, probabilmente non è mai sbagliata una, figurati 2 a fila, e questo naturalmente guardate con quanta conoscenza, con quanti occhi fra l'altro riesce a vedere una situazione. Devo dire che l'amico Bryant ha fatto un aiuto piuttosto velleitario oltre che tardivo, ma questo non cambia niente, perché se non era lì Bryant era da un'altra parte, Bodiroga avrebbe trovato un tiro di qualcun altro, non cambia niente. Meraviglioso assist per Dejan Bodiroga, tornato Gori, fuori Bryant, Blatt non può prescindere dall'utilizzo di Marcus Gori soprattutto per la difesa, questa volta viene perso con un po' troppa facilità Andrea Bargnani che chiude con la gran schiacciata. Pescic si arrabbia tremendamente, direi con Obinna e Ekesi andando a cercare lo sguardo del coach serbo. Torna avanti la Benetton 28-27, Hawkins con spazio per prendersi il tiro un po' fuori ritmo, rimbalzo controllato da Andrea Bargnani, l'apertura per Zizis, Zizis ha un minimo di esitazione anche per la buona posizione di Dejan Bodiroga, infrazione di passi del greco. Sì, però in questo caso Zizis è stato ingenuo, perché qualsiasi ricevitore del passaggio d'uscita deve avere la coda dell'occhio verso l'attacco, diciamo così. Lui non l'ha avuta e si è fatto sorprendere da una posizione di Bodiroga, giusta, vero, però abbastanza casuale se vogliamo. Sbaglia poi di là Bodiroga, Bargnani prova a punire arrivando a rimorchio col tiro da tre, tocca ancora Bodiroga, rimbalzo di Ekesi e poi Hawkins dall'altra parte, Bargnani prova a contenere il contropiede di David Hawkins che deve ricominciare tornando da Bodiroga, poi Lieschi gira bene la palla all'automatica, buon tiro per Tushek, tiro che non va, tocca Hawkins, controlla Šiškauskas che prova a partire ma vede l'inferiorità numerica, allora aspetta l'arrivo dei compagni, ecco Gori che è pronto a far girare la palla, non trova un compagno, trova solamente adesso Zizis, li porta al blocco, Zizis prende la penetrazione lungo la linea di fondo, perso il controllo alla linea di fondo da parte della Lottomatica, è la prima volta che succede in questa partita, invece questo aspetto del gioco è stata una delle chiavi di gara 3. Sì, davvero, è più un fondo diciamo così di transizione che ha cercato su uno schema, però il tempismo con cui ha incrociato e andato verso destra Zizis è assolutamente immarcabile. Giustamente Pešić non credo che stia parlando proprio di questa cosa specifica, perché certamente la colpa non è dei lunghi che non hanno aiutato, la colpa gli ha concesso quella facile autostrada Zizis, anche se magari in transizione era difficile chiuderla.
linea di fondo dunque che in gara 3 è stata molto importante per la Benetton. Andiamo a vedere qualche canestro realizzato in questa partita da parte dei giocatori di David Blatt. L'idea di Pesic c'è sempre stata, difensivamente parlando, di portare molta pressione sulla palla, di stare molto in anticipo. In gara 1 sono stati fondamentali i backdoor della Benetton, in gara 3 questo tipo di penetrazioni tarda ad arrivare, l'aiuto dalla linea di fondo, soprattutto dal lato debole. E in questa e in gara 3 e oggi con Nicolas Zizis la Benetton ha banchettato abbastanza lungo la linea di fondo. Sì, sai che in difesa non è una brutta cosa mandare sul fondo, anzi una scelta generalizzata, perché si può fare conto sulla, proprio sulla stessa linea di fondo come altro aiuto difensivo. Certo è che deve essere fatto nei tempi e nei modi giusti. Se uno ha, da, come nell'ultimo caso, i 45 gradi diretti, non è più una linea di fondo, è una semplice entrata canestro senza difesa, e questa è la differenza. Invece se la linea di fondo viene invitata e quindi ci sono gli aiuti e soprattutto quello che marca il penetratore riesce a pressarlo, è tutta un'altra cosa. Sbaglia ancora dalla lunetta Nicolaos Zizis, che come vi dicevo in precedenza è un ottimo tiratore dalla linea del tiro libero. Non è il caso di stasera, siamo a 2 su 6 dalla linea del tiro libero per il giocatore greco, 8 su 8 in gara 2 su questo campo per lui. Sabato scorso va a segnare con qualche patema il secondo tiro libero, anche questo tiro libero dimostra le difficoltà di questa serata del giocatore di Salonicco nel mettere i tiri liberi. Poi si allunga la difesa di David Blatt, il palleggio è di Bodiroga, Ciscasa cerca di affaticarlo il più possibile anche solo nel passare la metà campo, difesa con gran pressione da parte del lituano, ferma il palleggio Bodiroga, trova Tushek, taglio di Hawkins, la palla ricevuta da Vlad Ilieschi, il fischio di Cicoria, l'arbitro piazzato sotto il canestro per una spinta di Marcus Gorin. E naturalmente il mondo stava guardando dove era la palla, invece Cicoria per mestiere deve guardare dove non è questa, e quindi ha fischiato una cosa che può lasciare stupiti, ma che evidentemente è stata vista come illegale da parte dell'arbitro. Rimessa eseguita dalla Lottomatica, pallone per Chiesi che prova ancora a avvicinarsi al canestro, torna però da Bodiroga, non ha più spazio per prendere posizione in post basso. Bodiroga attacca adesso Gorin dopo il cambio difensivo, scarico per Ilieschi, passaggio di tocco per Hawkins, linea di fondo fuori per Chiesi che si prende il piazzato, pallone che entra ed esce, rimbalzo ancora di un Andrea Bargnani che ha, sta comunque facendo la voce piuttosto grossa sotto i tabelloni, in particolare sotto quello difensivo. Pallone ora per Zizis che prova a mettere palla a terra, ferma il palleggio sulla buona difesa di Hawkins, deve andare da Marcus Gorin, attacco che stenta a cominciare per la Benetton, ultimi 5 secondi dell'azione. Ciscasa prova a prendersi questa responsabilità, Ramunas Ciscauskas in grado di mettere in difficoltà proprio per la sua struttura fisica e tecnica Dejan Bodiroga. Beh sai, poi allo scadere dei 30 dei 24 secondi hai molta paura della penetrazione, devi concedere qualcosa, concedi la cosa a minor percentuale, naturalmente se è possibile con un pochino più di pressione, però non mi sento di dare tante colpe a Bodiroga. Prima chiudi una facile penetrazione, anche perché mancavano ancora 4 secondi allo scadere, quindi c'era tutto il tempo, si è preso un gran tiro ed è per la classe di Siscalco si è andato bene. Lottomatica continua a litigare con il canestro, il tiro a 3 punti, Nicolas è dall'altra parte, c'è il canestro e c'è il fallo di Vlado Ilieschi. Drew Nicolas in versione Dokken, questa gara 4 alla palla Lottomatica, più 7 Benetton, Nicolas in lunetta ma solamente dopo il time out. Beh, direi che quello che mi sorprende è la quantità di contropiede della squadra di trasferta, ne ha fatti già 4-5 così a naso, a memoria più che a naso, e questo è un numero abbastanza rilevante per una squadra che è in trasferta. Drew Nicolas davvero di grande impatto questa sua partita, il giocatore ex Livorno già a quota 11 punti con 4 su 7 dal campo, queste alcune delle sue conclusioni. Un Drew Nicolas che durante la stagione non ha avuto particolari problemi lontano dalla palla verde, 14 punti segnati di media in casa, 13.9 segnati in trasferta, con delle percentuali tutto sommato simili, statistica che si ribalta totalmente nei playoff. Finora è a 18 punti di media segnati in casa, 8.3 segnati in trasferta. Questa squadra è formata in attacco da un grande equilibrio dei giocatori, perché sia Gorin che Bargnani che Ciscauskas che lo stesso Zizis hanno la loro pericolosità, però diciamo che la differenza spesso la fa un giocatore talmente veloce che nemmeno un mega atleta come Hawkins riesce a marcarlo compiutamente, perché
se gli stai vicino va dentro, se gli stai lontano tira da tre, quindi se c'è lui l'attacco della Benetton lievita verso livelli siderali. Eccolo qua, Drew Nicholas, il 25enne giocatore dello stato di New York, fra l'altro ce l'ha presentato a questa partita con 3 su 18 nelle triple, nelle tre partite giocate in trasferta, finora è 3 su 4, davvero è cambiato tutto, anche se la Benetton continua a sbagliare i tiri liberi, 3 su 8 di squadra per i ragazzi di David Blatt, Ilieschi fuori per Tushek, ancora Ilieschi che prova ad attaccare Zizis, in difficoltà Ilieschi sulla difesa del giocatore greco, si prende un tiro totalmente fuori dai giochi, tiro che non va, rimbalzo è di Shiskauskas, Ilieschi è pronto a coprire il contropiede della Benetton, Shiskauskas deve rallentare la propria corsa, va a cercare Nikos Zizis, sale Bargnani per il pick and roll, ma Zizis è già partito, salta e trova lo scarico per Gorica, tanto spazio per prendersi questo tiro che non va, rimbalzo è di Vlado Ilieschi, anche lui prova a correre, già tre giocatori della Benetton rientrati, Gorica cerca di scippare il pallone al giocatore macedone, c'è rimessa per la lottomatica, ma c'è anche un Vlado Ilieschi in questo momento un po' in difficoltà dal punto di vista mentale. Non c'è dubbio, vedete la differenza nelle ultime due azioni, il tentativo di penetrazione di Ilieschi, no, non in quest'ultima, nella penultima della Roma, di Roma, il tentativo di penetrazione di Ilieschi nasce da un palleggio statico e quindi la difesa adegua, la penetrazione di Zizis nasce da un palleggio già in penetrazione e ha creato un tiro per Goria, anche se poi questo non è andato dentro, tutta lì la differenza. Ilieschi prova a entrare nella partita, si prende un altro tiro ma lo sbaglia, rimbalzo che però premia prima Chiesi e poi Bodiroga va con il piazzato, questa volta manca la necessaria pressione su di lui, Bodiroga torna a segnare già a quota 11 e 5 su 7 dal campo per lui. Sì, questo è un tiro diciamo non faticoso, Dejan ha bisogno di diversi tiri così perché se ogni volta deve combattere contro il mondo per andare a prendersi un tiro, alla fine può avere davvero la lingua fuori dalla bocca e questo è essenziale per Roma che Bodiroga possa fare i suoi canestri senza far troppa fatica. Gran lettura di Ilieschi che si sblocca con la palla rubata e con il comodo canestro 1 contro 0, parziale di 4-0 all'automatica che torna a meno 3, 34-31 Shiskauskas, adesso il pubblico si fa sentire come taglio backdoor di Shiskauskas che poi si protegge col ferro, splendida giocata del lituano. E ancora più bello forse l'assist di Marcus Gorin. Sì, devo dire è vero che Dejan ha un po' lasciato a desiderare su quel taglio lì, però francamente in mezzo metro un taglio backdoor su una linea di fondo con chiusura oltre il canestro in rovesciata, insomma è vero che c'è qualche responsabilità difensiva, ma Sisca ha veramente fatto il fenomeno. E gran difesa poi della Benetton sul tentativo ripetuto di Tushek di andare fino in fondo, la seconda virata, Shiskauskas era piazzato lì a prendersi il fallo di sfondamento, un fallo che non vede particolarmente d'accordo sia Dejan Bodiroga sia il suo coach Svetislav Pešić, fatto sta che Tushek al di là della questione se fosse fallo o meno è andato con l'uno contro uno troppo insistito. Hai detto bene, aveva già un lato sinistro, poi è andato sul destro, poi è andato sul sinistro, probabilmente una delle tre volte aveva la linea a canestro, non avendo letto la difesa è andato dove Shiskauskas lo stava aspettando, quindi mi pare plausibile la chiamata arbitrale. Torna Alessandro Tonolli con due falli, Tushek fuori dalla partita, Bryant aspetta il taglio di Zizis, poi c'è spazio a prendersi il tiro, questa volta Bryant lo sbaglia e non di poco, lotta bene Giacchetti, strappa il pallone, prova a correre, dall'altra parte Hawkins che va a inchiodare la schiacciata, si vede anche David Hawkins, finora un po' spettatore di questa partita, però sono i canestri che gasano il giocatore, gasano il pubblico, oltre a riportare a meno 3 la tua squadra. Sì, ma guarda, i giocatori che devono fare il loro lavoro, Bryant è di questi, e io sto parlando di un giocatore che mi in questi playoff mi ha convinto a pieno, anzi anche ancora prima, fin dalla partita di Udine, però il giocatore bravo deve stare nel suo ruolo, se puoi uscire dal tuo ruolo e sbagli ti becchi la schiacciata in contropiede di Hawkins e non c'è colpa altra che tua, devi fare, lascia fare le fenomenate ai fenomeni, tu devi fare il tuo lavoro di squadra. E comunque una Benetton che in attacco trova sempre le soluzioni preferite, le percentuali stanno lì a dimostrarlo, Bodiroga sfortunato in questo caso con il ferro che lo beffa sul tentativo di tripla, la Benetton sta tirando con il 53% da 2 e con il 63% da 3, 7 su 11, sta pagando un po' la brutta percentuale tiri liberi, 3 su 8, ma ha già 38 punti a tabellone e questa è una... aspetto piuttosto importante considerando il fatto che sta giocando in trasferta, pronto ad entrare Ugo Scolocchini, abbiamo rivisto l'azione precedente,
arrivato il fallo contro la difesa della Lottomatica, al momento di Ugo Scolocchini e il riposo per Deambo di Roga. Un riposo necessario, un minuto e mezzo, naturalmente non so, forse farà in tempo ancora a rientrare, però non dovesse rientrare, un minuto e mezzo più l'intervallo vuol dire un bel tiramento di fiato, che se non dovesse costare un minuto e mezzo, francamente, anche se Ugo è appena entrato e quindi è freddo, però figurati con l'esperienza che ha, non dovrebbe fare pagare, diciamo così, più di tanto. Mi sembra una cosa studiata a tavolino e quindi messa in pratica nel momento giusto. Sbaglia secondo tiro libero Ramunas Šiškauskas e si resta con la Benetton avanti di 5 punti, ancora tanti errori dalla lunetta per la squadra di David Blatt, palleggio di Giacchetti, poi Pokis, aspetta il taglio di Scolocchini, poi va sotto da Obide Ekezie contro Bryant, se ne vanno tutti per liberare quella zona di campo, per bella partenza di Ekezie che ha aspettato il momento giusto per andare via, sorprendendo Trevon Bryant. Ma non è più bello questo gioco qua, ovvero sia la palla in post basso, due tagli, questo lì che fa il palleggio verso il centro, piuttosto che ne so, cito a caso un pick and roll ormai ripetitivo, sempre la stessa solfa. Io amo questo basket qua, francamente vorrei vederlo giocato molto, ma molto più spesso di quanto ahimè non succede. E va in lunetto Binna Ekezie, è giocatore nigeriano arrivato nel mese di gennaio alla Lottomatica. Va a segno dalla lunetta, sta tirando molto bene i liberi in questi playoff, Ekezie 22 su 28 prima di questa partita, fatte 23 su 29, anzi 24 su 30, pari al 79% circa contro il 65,5% con cui ha concluso la regular season, segno di grande maturità e di grande mestiere, questo miglioramento dalla linea del tiro libero, Slocker con un brutto colpo alla testa cadendo, si ferma il gioco, Slocker si tiene il viso, infatti andiamo a rivedere, Slocker è scivolato ricevendo questa palla, non aveva la possibilità di fermarsi, brutta testata contro il parquet. Sì, davvero, poverino, capita sovente, speriamo che non sia niente di che, speriamo, non dico altro, quello che onestamente non mi piace di vedere, ma guardate lì, come fai ad andare a beccare il fallo di uno o dell'altro? Tutti cercano la palla, francamente andare a prendere un fallo, non so chi l'abbia fiscato a chi, mi sembra contro Brian, però mi sembra andare a pescare proprio un ago nel pagliaio dove l'ago non c'è, quindi possiamo perdere. Terzo fallo infatti per Trevon Bryant, Slocker, visto che si è tenuto il gioco, deve uscire, entra mordente. Mi è piaciuto molto l'applauso del Pallottomatica nel momento in cui uno Slocker si è alzato, davvero una botta violenta dietro la testa per il giocatore sloveno, ancora sofferente, ma il fatto che sia uscito comunque con le sue gambe è sicuramente confortante. Dall'altra parte Jacopo Giacchetti in lunetta per riavvicinare la squadra romana, che dopo aver sofferto indubbiamente in difesa negli ultimi minuti ha chiuso un po' il canestro agli avversari. Sì, certamente, questa è una nota credo di merito, fra l'altro c'è stato un momento in cui la Benetton sembrava proprio avesse preso in mano decisamente la partita, e in quel momento quel 4-0 mi pare di ricordare di frutto di Bodiroga e della palla rubata di Lieschi ha rimesso completamente, diciamo così, i giochi incerti, come giusto che sia per le squadre, diciamo. Sant'Angelo riesce a uscire dal vicolo e può organizzare questa azione per la Benettona con Bryant molto lontano al canestro, gran palla per Šiškauskas, stavolta Hawkins è partito per l'anticipo troppo presto facendosi ingolosire dalla sua grande capacità di rubare i palloni, letta molto bene la situazione da parte di Bryant, il suo assist dà il più 4 nuovamente alla Benetton, 9 punti di Ramunas Šiškauskas, Hawkins ferma il palleggio, vorrebbe Ekezie ma la ricezione gli viene negata, allora Scolocchini prende la linea di fondo, se la cava trovando Tonolli, pallone che circola con fatica per l'Automatica, tiro da molto lontano di Hawkins, tiro che va corto, si lotta sul pallone ed eccolo l'Alessandro Tonolli che il pubblico del Palo Automatica conosce fin troppo bene, è quello che fa questo tipo di cose, tra l'altro la freccia premia l'Automatica, quindi poi dopo questo time out la rimessa sarà per la squadra di Pešić. Beh, mi sembra che premi la squadra in sostanza che è andata con più eticamente, che aveva eticamente più merito per andare a prendere la palla, quindi non cambia niente perché dopo comincerà il terzo tempo con la palla a Treviso, in questo caso è andata bene.
Andiamo a vedere con il nostro Lavagna l'azione precedente che è tanto piaciuta a Franco Casalini, cioè lo sfruttamento del pivot in post basso. La difesa è la solita zona 3-2 per la Benetton con tante rotazioni e cambi difensivi. La palla arriva in post medio a Obin Echesi. In questo momento quando Echesi riceve la palla vedrete che tutti si allontanano. Hawkins se ne va da questa parte e Sconocchini dall'altra, proprio per isolare il più possibile il proprio compagno, che poi sceglie il momento giusto quando Bryant è molto alto sulle gambe, quando l'aiuto è ancora troppo lontano, per buttarsi dentro, porta a casa il fallo. Però il lavoro di Pesci c'è stato quello proprio di creare lo spazio Bine Chiese per mettere in pratica questo movimento. E questo è basket, vuol dire palla al centro, nel senso non nel centro del calcio, ma palla al giocatore che gioca centro e poi i movimenti di conseguenza. Se avete notato, alla fine Giachetti avrebbe riempito il buco su quest'angolo qua, ma non ha fatto il tempo. Ci scassa vicino al furto del pallone, anzi arriva al furto del pallone, perché Hawkins recupera la palla a cavallo della linea di metà campo. Andiamo a rivedere, tocca Šiškauskas e Hawkins mette il piede nella propria metà campo, infrazione di campo e palla recuperata per la Benetton, che ha così l'ultimo possesso di questo secondo quarto. Ancora problemi sulla rimessa dal fondo per la squadra di Pesci. Šiškauskas si prende il tiro e lo va a segnare con quattro braccia romane addosso. Giachetti prova a inventare qualcosa, ma questa ultima azione firmata Šiškauskas sposta completamente l'inerzia di una partita che a metà vede la Benetton avanti di 7 punti, 43-36, 12 punti per Šiškauskas con 5 su 5 dal campo, 11 per Drew Nicholas con 4 su 7 dal campo, 11 anche per Dejan Bodiroga che ha sbagliato 3 tiri sui De Valerio. E basket, quello che non ha tempo, non ha latitudine, non ha età. Cominciato il terzo quarto, avete visto anche le cifre di un primo tempo che vede Treviso tirare da 3 punti con il 66%, 8 su 12, che vuol dire che 24 dei 43 punti a referto per la Benetton arrivano da lontano. Fate pure 45 punti a referto, perché c'è il canestro di Šiškauskas a iniziare la partita. Le proteste di Bodiroga per il fallo fischiato al lituano, fischiato contro il giocatore serbo sul lituano, non tanto per il fallo in sé, ma perché Bodiroga non voleva che fosse considerato valido il canestro. Beh, aveva chiuso il palleggio, però mi sembra difficile considerarlo un movimento continuato di Šiškauskas, quindi le proteste di Bodiroga sono anche accettabili. Naturalmente la valutazione anche in questo caso è dell'arbitro, non mi trova d'accordo, ma è accettabile. Ed è a più 10 adesso la Benetton dopo l'inizio di Šiškauskas da 3 punti, con l'azione da 3 punti, 15 per il lituano nella sua bellissima partita. E Chesi è contro Bargnani in difficoltà all'automatica subito all'inizio del terzo quarto. C'è la difesa con il raddoppio di Šiškauskas, pallone che arriva a Hawkins, va a forzare Hawkins, stoppata di Gorin, recupero di Zizis. Benetton che è entrata davvero con il sangue negli occhi in questo terzo quarto. Nicholas dall'altra parte pensa per un attimo al tiro, poi se la vuole giocare vada a Zizis contro Hawkins. Bagnani porta il blocco, Zizis va dall'altra parte, penetrazione, prova ad andare fino in fondo, non c'è il canestro, non trova il rimbalzo Gorin, corre Hawkins dall'altra parte in slalom, prova ad andare fino in fondo, c'è il canestro, c'è anche il fallo di Drew Nicholas che è andato troppo morbido contro David Hawkins, contro uno come David Hawkins in velocità. Questo fallo non lo puoi fare perché rischi davvero il gioco da 3 punti. Ma devo dire, Hawkins che adesso sta faticosamente recuperando e lavando la sua lente a contatto, questa volta ha fatto quello che probabilmente era giusto fare, perché lo vedete che si sta facendo il maquillage, pur cambiando direzione a mio modo di vedere un po' troppo spesso, però ha giostrato un contropiede meravigliosamente. Prima invece ha preso secondo me un buonissimo passaggio da Echesi di cambio di lato, e trovo che in questa, soprattutto in questa serie, non si fidi tanto del suo tiro da fuori, che per me è eccellente. Cerca sempre di fare delle entrate che primo sono più faticose, secondo con una coppia come Gorin e Bargnani non sono proprio la cosa massima consigliabile da fare. Sbaglia dalla lunetta, ma l'energia di Echesi e porta a casa il possesso per la l'automatica. Importante l'azione di Hawkins prima e di Echesi adesso, perché l'inizio di Šiškauskas con il più 10 aveva dato una svolta importante alla partita. Ma attenzione, perché è stata richiesta da parte di David Blatt dell'instant replay, il primo di questa partita. L'arbitro Tola va a controllare di chi sia stato l'ultimo tocco. La rimessa è per la l'automatica. L'instant replay ci ha mostrato quanto
quantomeno all'arbitro di chi è stato l'ultimo tocco, con l'arbitro Tola che poi va a rassicurare tutti della bontà della propria scelta. Rimessa dunque per la Lottomatica. Ricordo che gli allenatori hanno una sola possibilità di chiamare l'instant replay, quindi la Benetton in questo caso se l'è giocata. Ilieschi in palleggio, c'è il raddoppio di Gori che poi torna su Echesi, la palla arriva a Bodiroga, pallone che gli finisce sul piede, Zisis è attentissimo a strappargli la palla, palla persa dalla Lottomatica. Stavo dicendo, importante l'azione di Hawkins perché ha bloccato un primo tentativo serio di fuga da parte della Benetton, anche se poi ha sbagliato il libero e non è venuto fuori un canestro dal possesso successivo di Roma. Nicola spalleggia, resto tiro difficile, grande esecuzione di Drew Nicola, se la Benetton torna più 10. Se arrivi con un metro di svantaggio come hai lui, e credo non soltanto per colpa sua, è successo a Ilievski, poi Nicola non lo riesce a trattare perché ti può tirare da fuori o ti può fare l'entrata con arresto e tiro, grazie al cielo, come abbiamo ammirato in quest'ultima occasione. Pallone che gira, tiro importante di Tonolli che non va, rimbalzo lungo su cui si avventa Drew Nicolas. Sembra esserci, almeno a vedere queste prime azioni, una differenza di freschezza abbastanza evidente fra le due squadre, con la Benetton che arriva per prima su questo tipo di palloni. Šiškauskas adesso riceve contro Bodiroga, chiama già l'aiuto Bodiroga, Šiškauskas lo attacca, va dall'altra parte, poi arriva Hawkins, manca l'anticipo e Šiškauskas va fino alla fine, gran giocata di Ramunas Šiškauskas, ma anche gli aiuti sono stati errati da parte di tutti i giocatori automatici, soprattutto per quanto riguarda il tempo dell'intervento. Ma sai, è un momento molto difficile e delicato per l'automatica, perché vedere scappare gli altri con un tale assenza di fatica, diciamo così, questo è un fallo in attacco dinamico, e quindi siamo alle solite, una questione che attiene a quello che ha verificato l'arbitro, e ci sta benissimo perché il Šiškauskas aveva certamente fatto lo scivolamento di contenimento in maniera plausibile. Quello che però conta, credo che sia sotto gli occhi di tutti, leggo solo 1 su 13 da 3 di una squadra, 8 su 12 vuol dire un bel 24 a 3 di tiri sostanzialmente poco faticosi, perché li costruisci più con meno fatica e tiri da pressione. E adesso la Benetton è più 12 con la palla in mano, Bargnani contro Tonolli, si torna da Šiškauskas, sta giocando una partita stupenda sia in attacco che in difesa. Nicolas questa volta accerchiato da giocatore in maglia bianca, taglio di Zisis che riceve ancora una volta con una piccola incertezza, infrazione di passi di Nikos Zisis, questa volta la difesa della Lottomatica ha funzionato perché i raddoppi sono arrivati con i tempi giusti e anche il passaggio di Bargnani verso Zisis è stato reso difficile. Sì, anche perché Zisis secondo me inavvertitamente, o perlomeno non secondo il manuale, ha fatto un taglio che non doveva fare, lì bisogna allargare l'area in modo tale che i passaggi sono più facili. Questo, con quel taglio lì ha ricevuto, sì, in condizioni di equilibrio precario, infatti ha commesso infrazione. E dall'altra parte Bodiroga punisce questa infrazione, 13 punti per Bodiroga, 6 su 7 da 2 nella sua partita. Hawkins adesso a far sentire la pressione su Nikos Zisis, arriva il suo soccorso Gori molto lontano da canestro, 8 secondi per chiudere l'azione. Šiškauskas attacca ancora Bodiroga, conclusione difficile del lituano, ma straordinario inizio di terzo quarto per Ramunas Šiškauskas, che arriva rapidamente a quota 19, sono tutti suoi i punti della Benetton nel terzo quarto. E che punti, questo qui è di una difficoltà paragonabile solo a quello precedente di sinistro in entrata, anzi questo a mio modo di vedere c'è qualcosina in più dal punto di vista del coefficiente di difficoltà. Fa girare la palla a Roma con Hawkins che si butta dentro, poi fuori per Ilieschi, la finta su Gori, tiro difficile per Ilieschi che comunque è riuscito a recuperare bene il pallone dopo l'arresto, torna meno 10 là l'Automatica. Adesso è Hawkins a portare una pressione incredibile su Zisis, costretto a liberarsi del pallone velocemente, trova Bargnani, poi Gori ritrova ancora una volta Zisis che ha un po' più di spazio, adesso va fino in fondo la sua finta, si allontana Ilieschi, tutti preoccupati dell'assist di Zisis, ma Zisis sa leggere le situazioni come pochi altri il nostro campionato, e questa ne è stata una dimostrazione. Sì, no, non solo leggere ma anche tenere il controllo del corpo della palla, perché lì ha proprio fatto un'entrata dicendo vediamo cosa succede, a seconda di quello che leggo faccio, siccome la cosa migliore era quel tiro lì, lo ha fatto con grande maestria, devo dire. Prova a buttarsi dentro Ilieschi, scarico difficile per Tonolli che riesce in qualche modo a ricevere, si butta contro Zisis, poi Hawkins, sta tre importante, lotta Tonolli contro Nicolas, Tonolli aveva posizione, Drew Nicolas deve rifugiarsi nel fallo,
Alessandro Tonoli prova a indicare la strada. In questo momento la Lottomatica ha bisogno di iniezioni di energia e Alessandro Tonoli con questa sua azione a rimbalzo ha provato a dargliela. Sì, sì, beh, Tonoli non è certo. Guardate come si è preso posizione, devo dire con un po' di leggerezza trevisana, perché sai che lì c'è un tiro, devi prendere subito posizione guardando chi sta tirando e chi c'è sotto canestro. Lì probabilmente Bargnani è stato un attimo distratto, se era Bargnani se non mi ricordo. Ciò non toglie che in quella posizione non poteva far altro che fallo, dico. Adesso Bargnani deve allacciarsi ad Alessandro Tonoli, perso sul blocco prima della rimessa di Hawkins, due falli consecutivi subiti da Alessandro Tonoli per Andrea Bargnani, si tratta del terzo fallo commesso, ancora la rimessa per David Hawkins, c'è molta pressione da parte della Benetton, sono fondamentali in questo caso i blocchi per la Lottomatica, esce Tuscek che ha appena rimesso piede in campo al posto di Echesi, un Tuscek che non si è visto nel primo tempo, 0 punti e 0 su 3 dal campo, Bodiroga a cercare Hawkins, gli porta il blocco Marco Tuscek, poi si butta dentro, buon lavoro di Bargnani che contiene la penetrazione di Hawkins, gran difesa della Benetton, tira un po' fuori dai giochi da parte di Hawkins, si lotta sotto quel rimbalzo, la palla poi finisce nelle mani di Tuscek che va a sbagliare, lotta anche Hawkins contro tre giocatori della Benetton, Hawkins trova il rimbalzo, trova anche il canestro e il fallo, parlavamo di iniezioni di energia, questa è una super iniezione. Beh, che Hawkins sia una belva, devo dire anche Tuscek stavolta, non ci sono molti dubbi, non è la novità di stasera. Io credo che comunque Hawkins fa bene a tirare, ha delle percentuali irrisorie da 3 a 0 su 4, cioè una roba non da lui, però deve tirare perché sennò è troppo facile, oltre che troppo faticoso, andare sempre dentro. Se tiri i tiri giusti come ha fatto adesso, allora i tuoi compagni se lo aspettano, possono andare in balzo in attacco come ha fatto Tuscek con tutto quello che ne consegue. Poi chiaro, se la palla non va dentro è la serata, no, però il gioco giusto è quello lì. Non viene concesso il cambio da parte degli arbitri, Bargnani deve tornare in campo e deve uscire Marcus Gori, questo è il motivo di questa lunga pausa prima del tentativo di tiro libero da parte di David Hawkins. Nicolas, ha qualcosa da dire all'arbitro durante in questo caso? C'è un po' di confusione adesso presso il tavolo, eccolo qua l'arbitro Massimiliano Duranti che va a parlare con coach Pescic adesso. Credo che ci sia il problema anche nel cambio di Giacchetti, ma andiamo da Claudio Angiolini. Sì, Nicolas ha detto allora anche Giacchetti deve uscire, deve rientrare Bodiroga, perché il cambio era praticamente contemporaneo per tutte e due le squadre. E così è stato, probabilmente la chiamata del cambio è arrivata troppo tardi, secondo gli arbitri Hawkins deve andare in lunetta dopo aver segnato un canestro molto importante, perché la Lottomatica è tornata a meno 10 ma soprattutto è riuscita a ricoinvolgere il pubblico, segna anche dalla linea del tiro libero David Hawkins, sul cambio può venire fuori Bargnani e fuori Šiškauskas, dentro Gori e Mordente, fuori dall'altra parte Dejan Bodiroga, a dimostrazione che David Blatt vuole Šiškauskas in campo quando in campo c'è Bodiroga, il riposo arriva contemporaneo per entrambi. Sì, una volta esperite le formalità burocratiche, finalmente gli allenatori possono giocare con le squadre che vogliono. Francamente mi fanno ridere ancora un po' queste cose qui, che uno non può fare il cambio quando non fa danno né all'uno né all'altro, ma comunque giustamente hai fatto notare la cosa essenziale, ovvero sia che si scalca se in campo. Perché si scalca? Ma anche perché è l'antibodiroga per antonomasia di Benedetto. Non va il tentativo di Nicolas, momento molto molto importante della partita e della serie. Roma cerca di rientrare in questa partita, va via con la mano destra Vlado Ilieschi, parziale per la Lottomatica che torna improvvisamente a meno 7. Beh, sai, una cosa è la penetrazione per andare a canestro, una cosa è la penetrazione non troppo convinta che hai lui e hai Roma, finora Ilieschi ha fatto, adesso se si convince a fare le cose giuste è tutta un'altra musica per la Lottomatica. Sale l'intensità della partita, salgono i contatti, fallo di Giacchetti evidente per mandare in lunetta Uroš Zlokar, rientrato nella partita. Uroš Zlokar andrà in lunetta, tornato in campo dopo quella brutta botta alla testa presa nel corso del secondo quarto. Uroš Zlokar molto positivo nel corso del primo tempo, va a sbagliare però dalla lunetta, una Benetton che continua a sbagliare tantissimo dalla linea del tiro libero, 4 su 12 finora di squadra, segna Zlokar il secondo tiro libero e torna a segnare la Benetton dopo un lungo digiuno. Ilieschi in palleggio adesso contro Mordente, c'è Zizis per David Hawkins, sale Tonoli a portare il blocco, aiuta il recupero di Gori, Ilieschi ancora si butta dentro, ancora andando a destra, la stoppata di Zlokar era potenzialmente valida, prima però è arrivato il fallo di Mordente. Non c'è dubbio, devo dire che tutti si aspettano
non c'è dubbio che fosse valida, ma comunque il fallo era di un altro in precedente. Lo vedete, ha abbassato la mano sinistra, diciamo così, un moto involontario, ma comunque l'arbitro lo ha subito visto. Non c'è dubbio che l'Ilieschi marcato a uomo viene diciamo così, si presta attenzione sul suo lato sinistro, e se lui è tanto abile da andare a destra come ha fatto due volte a fila, trova delle autostrade difficilmente poi contenibili dalla difesa. 8 punti e 3 recuperi per Vlado Ilieschi, partita positiva in questo terzo quarto per lui, è stato un po' l'anima di questa rimonta della Lottomatica, tornata a meno 6, adesso il pubblico si fa sentire, Zisis in palleggio, porta il blocco Golima, Zisis ha fermato il suo palleggio, deve rifugiarsi da mordente, poi Giacchetti porta molta pressione sulla palla, lo fa secondo l'arbitro Cicoria utilizzando troppo le braccia, rimane il fallo dell'ex giocatore di Livorno. Beh sì, un fallo che poteva secondo me evitare, naturalmente l'avrebbe voluto evitare, non l'ha fatto volontariamente, perché era un momento in cui la Benetton stava arrivando, mancavano 10 secondi ai 24 e vedevo Mordente che chiamava Zizis per andare a prendere la palla, cioè sarebbe arrivato un tiro allo scadere, fra parentesi sarebbe il primo vero tiro, sarebbe stato il primo vero tiro allo scadere della Benetton contro i due di Roma fino a questo momento. Tornato Šiškauskas, fuori Nicolas per David Blatt, Mordente in palleggio, pressione su Šiškauskas da parte di David Hawkins, sin dalla linea di metà campo, lo vedete in queste immagini, si butta dentro Šiškauskas, scarico per Bryant, gran lavoro di Alessandro Tonolli e porta a casa un bellissimo sfondamento, molto difficile prendere questo sfondamento, la posizione di Tonolli era perfetta. Sì, perfetta, certo che se tu penetri, tu o Šiškauskas, se tu penetri e non cambi il lato ma resti con palla dentro lì, crei una tale congestione che per Brian, poverino, stavolta non gli do nessuna colpa, però do tutto il merito a Tonolli perché era lì, come gli capita quasi sempre, essendo il più, come abbiamo detto già in gara 3, il più cantarelliano dei giocatori italiani. Quarto fallo per Trevon Bryant, Tonolli ha portato a casa anche questo, cioè di togliere per il momento dalla partita l'americano della Benetton, tornato Uros Slokar, difesa a zona adesso per David Blatt, la solita zona che poi segue i tagli, diventa praticamente una uomo, Tonolli rimane contro Šiškauskas, riceve palla Hawkins, trova Tušek che si alza, c'è l'appoggio al tabellone, fallo di Šiškauskas, vediamo la chiamata di Duranti perché il canestro è valido, interferenza a canestro valido, potenziale gioco da tre punti per la Lottomatica, andiamo a rivedere ingenuità qui di Marcus Gorin. Sì, mi sembra che sia anche abbastanza evidente da questa inquadratura, lo vedremo in maniera compiuta, il tabellone, la palla ha già toccato il tabellone e questa è indubbiamente, non dico un'ingenuità, è anche sfortuna per Treviso perché non poteva più evitare di farlo. Continua il parziale della Lottomatica, adesso potrà portarsi a meno 3 se Tušek porterà a casa il tiro libero, ma tutto nasce soprattutto dalla difesa. Andiamo a vedere l'azione precedente, intanto guardate la pressione che Hawkins porta su Šiškauskas sin dall'inizio dell'azione, questa è una caratteristica che rende fortissima la Lottomatica e cosa che ha fatto poco nel corso di questa partita, tutti sono concentrati e pronti sulla difesa e questo porta intanto al primo aiuto di Marco Tušek, ma guardate gli occhi di tutti i giocatori molto attenti sulla palla ma anche che negano linee di passaggio nei confronti degli altri giocatori, poi Tonolli fa qui il capolavoro alla rapidità e la prontezza di portarsi su Trevon Bryant, fallo di sfondamento preso benissimo da Alessandro Tonolli, però anche questo fallo è figlio della difesa di tutti gli altri, è figlio esatto di una grande pressione sulla palla che ha messo in confusione Šiškauskas pressato come era pressato, ha guardato la maglia verde più vicina, invece in quelle occasioni l'attaccante è accorto, sa bene che sulla penetrazione sul lato sinistro, sul lato destro, tanto l'occhio sinistro è sempre attento a quello che c'è sul lato debole, che apre il gioco e consente passaggi più facili. Sbaglia il tiro libero Tušek che si resta con l'Automatica sotto di 4 punti, 55 a 51, gran pressione ancora sulla palla da parte dei giocatori di Svetislav Pešić, si va da Zisis, 4 secondi per chiudere l'azione, deve alzarsi Goriu un po' senza la spinta delle gambe, tiro che va corto, Ilieschi è dall'altra parte, blocco in transizione di Tušek e poi si apre la classica azione di Marco Tušek e poi mette la tripla, 5 punti consecutivi di Tušek, i primi della sua partita, valgono il
quasi riaggancio della lotta automatica. Ma questa squadra francamente non finisce di stupire, perché nel momento in cui sembrava proprio, non dico condannata, ma nel momento più difficile esce Bodiroga, il migliore fin qui, e trova la forza grazie, come hai detto tu, alla difesa che ha costretto a prendere bruttissimi tiri, trova la forza di andare a prendere, a riprendere, anzi adesso a superare la Benetton. Tripla di David Hawkins, la prima della sua partita, anzi il tiro da due punti, chiedo scusa, di David Hawkins, comunque vale ugualmente il sorpasso per l'automatica. Pressione sulla palla di Tuchek, che questa volta fa un po' vedere male le braccia, va a commettere fallo su Uros Slokar, ma straordinaria reazione della l'automatica nel momento in cui la Benetton sembrava irresistibile, irrefrenabile, anche il pubblico si era zittito, e ricordiamoci che in questa partita ha da perdere solamente la l'automatica, che se perde stasera è fuori. Beh sì, naturalmente ha da perdere nel senso pratico, poi anche per la Benetton vuoi mettere, al di là della qualificazione, guadagnare due giorni in più di recupero per giocatori come quelli come Siskaus, Zizis, Nicolas, che fanno un gran lavoro, ma al di là di quello non è un caso che, come sempre, i capitani coraggiosi indicano la strada. Ricordate tutti quel rimbalzo in attacco di Tonolli, credo che l'inizio della riscossa psicologica sia stato quello. 0 su 2 di Slokar, un doppio errore che testimonia molto bene il momento difficile della Benetton, che continua a litigare con il tiro libero. Ilieschi si butta dentro ancora verso destra, ci scaffa 6 sulla linea di passaggio verso Bodiroga, rimessa per Roma, 8 secondi da giocare sul cronometro dei 24, fuori Slokar, torna Andrea Bargnani in questo momento così delicato della partita, 1 minuto e 8 secondi al termine del terzo quarto. La rimessa di Giacchetti, ancora una volta difficile la rimessa per Roma, però poi Ilieschi si alza praticamente senza neanche guardare il canestro, tripla per Vlado Ilieschi, 3 su 16 da 3 per l'automatica, ma 2 su 2 negli ultimi tentativi. Sì, dove si dimostra che è proprio tutta una questione mentale il tiro, prima con esitazione, con paura, le palle non va dentro, adesso non si pensa neanche un secondo, e guardate che razza di tiro che ha messo dentro Ilieschi. Già 11 punti per il Macedone, c'è molto del suo in questa rimonta dell'automatica, adesso in frazione di 24 secondi della Benetton, improvvisamente si è capovolto tutto al palo all'automatica, non solo il punteggio sul tabellone, ma davvero il predominio tattico e mentale sulla partita è passato con una gran velocità da una mano all'altra. Ma avete visto la differenza del momento proprio psicologico? Avete visto un Gori che rinuncia a quel tiro lì per andare a creare una cosa molto ma molto difficile, penetrazione con di nuovo passaggio a Nicolas. Questo è il risultato, e il basket vive di momenti di questo genere. E Ilieschi adesso è davvero dentro la partita, penetrazione, scarico per Bodiroga, sta scadendo i 24 secondi, Bodiroga fino in fondo, appena in tempo, straordinario canestro per Dean Bodiroga, ultimi 4 secondi, Šiškauskas attacca Bodiroga, terzo tempo, da metà campo arriva Dorino, trova il canestro e finisce qui il terzo quarto con una grandissima l'automatica, straordinaria seconda metà di quarto della squadra di Pešić, che a 10 minuti dalla fine è avanti di 6 punti, 61 a 55, 15 per Dean Bodiroga, 19 per Ramonas Šiškauskas. Sta per cominciare il quarto quarto al palo all'automatica, intanto andiamo a testimoniarvi quanto è successo in precedenza, cioè il canestro di Dean Bodiroga arrivato in tempo utile, nessuno ha protestato, ma giusto per la curiosità andiamo a vedere, la palla ha già lasciato la mano di Dean Bodiroga, vedete c'è ancora l'uno sul cronometro dei 24 secondi. Anche questo fermo immagine ci dimostra le straordinarie capacità di lettura della partita, ma anche del cronometro di Dean Bodiroga. Sì, davvero, proprio il tempo utile perfettamente, anche visivamente parlando, però con il tiro migliore, rischiando non poco, però questo ragazzo che avete appena inquadrato, credo che si possa dire che sul piano quantitativo è stato lui il fattore di questa rimonta, con quelle due entrate, con quel fantastico tiro da tre punti che ha portato a più 4 all'automatico.
E adesso è più 6, parziale di 25-12 per l'automatica nel terzo quarto, un terzo quarto che era cominciato per la verità malissimo per i ragazzi di Pešić, che poi hanno avuto una strepitosa reazione prima sul piano del carattere e poi su quello tecnico. Adesso arriva una palla persa per l'automatica, solamente la nona della partita di Roma, già 17 invece per la Benetton, che dovesse perdere questa partita rimpiangerà tantissimo gli errori dalla lunetta, 5 su 15 dalla linea del tiro libero per i ragazzi di David Blatt, che però adesso hanno la possibilità di riavvicinarsi con Zizis, che vuole attaccare Bodiroga fino in fondo. C'è Tonolli a cercare la stoppata, prima il fallo di Bodiroga, canestro valido di Zizis e fallo di Bodiroga, comincia nel migliore dei modi il quarto quarto della Benetton. C'è stata una leggera spinta, mi sembra anche abbastanza netta, di Bodiroga, che ha spostato illegalmente Zizis, è andato a prendere un gran bel fallo giocando sulla sua mano forte. Questa forse è la cosa che Bodiroga si può imputare in questa particolare azione difensiva. Mi pare di ricordare che il punteggio fosse 52-40, il che significa 21-3 fino a questi due, a ennesimo tiro libero, peraltro sbagliato davvero la Benetton. Se dovesse perdere questa partita deve soltanto guardare la sua percentuale inaccettabile, diciamo la verità, del tiro libero della lunetta. 5 su 16 siamo arrivati, è incredibile, 3 su 8 di Nikos Zizis, che adesso cerca Gori ma non lo trova, gran pressione di Roma sulla rimessa e Lieschi dall'altra parte, dietro la schiena per Otis, che vola a inchiodare la schiacciata. Vlade Lieschi continua in questo suo strepitoso secondo tempo. E non è pensabile che la Lottomatica possa, non dico vincere una serie, ma vincere una partita di semifinale senza la miglior prestazione del suo playmaker, cioè di uno dei due ruoli chiave, l'altro naturalmente il centro. E Lieschi in questo secondo tempo, in questa seconda parte, devo dire finalmente per la Lottomatica e finalmente per lui, fa fede a tutta la sua bravura. Naturalmente il finalmente che dico per Lieschi non va contro la Benetton, è soltanto a favore suo, che sia chiaro, lo dico ai tifosi di Treviso. Si alza Nicolas, importante dall'angolo, torna a segnare Drew Nicolas dopo lo splendido primo tempo. Si erano perse un po' le tracce dell'ex livornese, 16 punti per lui, torna a meno 3 la Benetton, che comunque è sempre lì perso. Ilieschi ci scausca con una magia e una stoppata sulla giocatore macedone, sicuramente pulita l'azione con la mano di Ciscausca, forse un fallo con il corpo sulla giocatore macedone. Gori si butta dentro, c'è la difesa di Tonolli, fischia l'arbitro, direi l'arbitro Durante, anzi l'arbitro Cicoria, sotto il tabellone, fallo di Alessandro Tonolli. Beh, forse sì, c'è stato un contrasto sospetto quantomeno, però voi sapete la mia idea, se fa un tiro così ti prendi la stoppata, figlio mio, io ti amo tanto alla follia come un figlio, però se non fai scherzo tempo sei un figlio più prediletto. Ciskauskas da tre punti, non va sul tentativo, rimbalzone di Gori che prova a farsi sentire, non ha modo di andare a tirare, riapre per Drew Nicolas, rimbalzi in attacco adesso determinanti per la Benetton, che ha visto calare non di poco le proprie percentuali, e questo dimostra come Roma abbia tutto un altro atteggiamento in difesa dalla metà del terzo quarto in poi. Ciskauskas resta contro Tusce, quale spazio per attaccarlo, poi lo attacca Tusce che è fuori posizione, arriva il fallo del giocatore sloveno, il quarto per lui, in precedenza era stato il quarto per Alessandro Tonolli. Sì, devo dire che questo quarto fallo Tusce poteva evitarselo, non tanto perché non doveva farlo, nel senso che l'aggressività dei giocatori è sempre commendevole, quello che però è così, poteva evitarsi, e cosa vuoi pressare Ciskauskas, caro Marco, se è capitato su di lui cerca di limitare i danni, e poi se va per la penetrazione allora sì il fallo. Ancora un fallo subito da Ramunas Ciskauskas, sta prendendo tantissima responsabilità in questa fase della partita, il fischio dell'arbitro Duranti, il fallo sul giocatore lituano che adesso andrà in lunetta, fallo di un David Hawkins che con quella gran schiacciata in precedenza è arrivato a quota 15 punti. Ciskauskas dall'altra parte si dimostra anche molto più leader di quanto appare normalmente in campo, si è preso tantissime responsabilità, però continuano a litigare il giocatore della Benetton con la linea del tiro libero. Sono la bellezza di 12 punti persi, diciamo 11 perché sul secondo di Zizis ricorderete che ci fu un ribalzo offensivo, ma sono una cifra, eh. Comunque attenzione, perché questa partita naturalmente adesso vediamo di chi sarà il prossimo momento, forse quello decisivo, perché adesso
la Benetton è uscita dal tunnel e quindi se la gioca alla pari. Schauser ancora contro Bodiroga, la partenza di Bodiroga, c'è anche il mezzo aiuto di Gori che costringe Bodiroga a servire Chiesi e torre in possesso di palla Bodiroga, ultimi 3 secondi, tiro molto difficile per lui, ottima difesa di Marcos Gori, rimbalzo per Drew Nicholas che corre dall'altra parte, vuole un po' di contropiede la Benetton, ma l'automatica è ben rientrata. Schauskas, Sant'Angelo chiama il gioco, vuole entrare direttamente Schauskas nel gioco, vista la pressione di Lieschi sul playmaker della Benetton, blocco di Gori che poi si alza per un tiro da tre importantissimo, sorpasso Benetton e time out per Svetislav Pesic, primi 3 punti della partita di Marcos Gori, valgono il doppio se non il triplo. Cosa sarà, si chiedevano Dalla e De Gregori una ventina d'anni fa, che fa prima rinunciare a un tiro facile a Gori con quella schifezza che vi ricorderete e prendersi questo tiro non tanto facile, abbastanza estemporaneo e buttarlo dentro. Sono proprio momenti, diceva giustamente Bianchini nell'intervallo, l'allenatore conta sì, però sono quelle manine lì che fanno vincere le partite o no. Così come un terzo quarto come quello di Vlado Ilieschi, qualcosa ti può dare la rimonta dell'automatica e quindi anche del gran momento avuto dal giocatore macedone nel corso del terzo quarto, nella seconda metà del terzo quarto, si è sbloccato con un paio di entrate verso destra, non proprio la sua specialità, rapidissimamente dopo un primo tempo piuttosto anonimo, arrivato a quota 11 punti, 4 recuperi e 4 rimbalzi. E poi anche un giocatore molto freddo come lui che si lascia andare a questo tipo di esultanze, è arrivato anche l'assist per David Hawkins. Questo è il gran parziale firmato all'automatica anche da Vlado Ilieschi, però poi la Benetton ha avuto la bravura di stare lì, resistere e tornare in partita. E la Benetton, non la Benetton, prima è stato Ilieschi col grande contributo di Hawkins e Bodiroga, adesso è la Benetton che è venuta fuori dal buco nero, diciamo così, della sua partita con i suoi leader, cioè Siskauskas e Gori. Adesso sono loro che se la giocano, sono queste terne, queste coppie che si giocano o il gara 5 o la qualificazione. Adesso è Gori a fare a spallate con Chiesi e non c'è la ricezione per il nigeriano, arriva solo adesso a 3 secondi dal termine dei 24, arriva il blitz di Siskauskas che scippa letteralmente il pallone dalle braccia di Obin Chiesi, gran azione difensiva della Benetton, sfrutto per merito di Gori che ha sempre tenuto molto bene la posizione contro Chiesi, pressione di Giacchetti su Sant'Angelo, ci vogliono 10 secondi dei 24 perché il playmaker della Benetton entra in possesso di palla e questo è praticamente l'inizio del sistema difensivo di Svetislav Pesic, balletto di Nicholas, assist per Gori che va fino in fondo, fantastica schiacciata di sinistro in testa Obin Chiesi. Sì, davvero, da un'angolatura impossibile, devo dire, e contro Chiesi, cioè un personaggino che non è proprio facile da superare, però tutto nasce da quella penetrazione di Nicholas che poteva essere marcata, credo, in nessun modo, perché con quella velocità lì è impossibile contenerla. Sbaglia Hawkins, ma Bodiroga si butta a rimbalzo, Nicholas è costretto a commettere fallo, era fuori posizione per Drew Nicholas. Si tratta del terzo fallo della sua partita, 6 minuti da giocare, poco più, 66 Benetton, 63 l'automatica. Adesso è Chiesi contro Andrea Bargnani, la palla è fuori per Tuscek, ripost per Obin Chiesi che però non ha guadagnato metri in campo, arriva il movimento di Obin Chiesi e con coerenza rispetto a come si sono svolti i fischi nel corso del primo tempo, l'appoggio di Bargnani sulla schiena dell'avversario viene considerato irregolare. Sì, lo stiamo per rivedere. Ecco quello lì, oddio, un po' vegnalotto se vogliamo, comunque ha messo un braccio che poteva evitare di mettere, anche perché non si è aiutato difensivamente con quel braccio lì. Certamente però è Chiesi in quella situazione di post basso, crea allarmi che portano anche a falli inutili. Quarto fallo di Bargnani, Gori sta davanti a Chiesi, non vuole che riceva la palla, palla fuori per Giacchetti, scarico per David Hawkins che si fa trovare nel posto giusto, al momento giusto, non commette fallo Siskauskas, segna Hawkins e l'automatica torna a meno uno, ancora con Matt Sant'Angelo in campo, sale Bargnani per il blocco, poi si apre, Tuscek lo perde per un attimo, è buona la pressione di Giacchetti, non permette il passaggio all'avversario, poi c'è la gran giocata sull'asse Gori-Nicholas, Bodiroga perde il proprio avversario e viene subito punito. Un po' di colpa c'è, naturalmente quando marchi Nicholas hai molta paura del suo tiro da fuori, quindi se tendi a essere a concedere qualche backdoor per togliere, che è più faticoso e difficile, per togliere qualche ricezione facile, stavolta sono stati bravissimi a prenderlo.
backdoor a linea di fondo, ancora le armi della Benetton che fanno male all'automatica, lotta Bodiroga, ma è sfortunato in questo caso, in mezzo a tre maglie verdi perde il controllo di questo rimbalzo e la Benetton è avanti di tre punti e con la palla in mano, 68 a 65. Nicolas per Bargnani, passaggio consegnato, si arresta Nicolas, vuole attaccare ancora Bodiroga, terzo tempo molto difficile per la buona uscita di Echesi e dopo ogni forzatura scatta il contropiede della Lottomatica, chiuso con tanto di effetti speciali da David Hawkins. Caro Matt, non puoi, non devi, non è consentito concedere questo contropiede in questo momento, tu devi chiudere metà campo, già hai fatto due volte che chiudi il palleggio un po' prestino, mi sembra che sia un po' grave la cosa per il playmaker, che sei un ottimo giocatore. D'altra parte Bargnani si prende il tiro a tre punti, non va sul tentativo ma c'è fallo di Echesi a rimbalzo, questo è il contropiede con Hawkins che era già partito, mentre Sant'Angelo non ha chiuso il contropiede, si è tornati con la Lottomatica a meno uno per questa schiacciata, è arrivato intanto subito dopo il terzo fallo di Echesi a rimbalzo. Sì, beh, un fallo che si spende perché in questi momenti qui non stai a pensare il fallo o non il fallo, stai a pensare che ogni pallone può essere quello decisivo, quindi magari anche incautamente vai a commettere un fallo per la voglia di prendere la palla. David Hawkins con la sua energia ha tenuto lì la Lottomatica anche in questo nuovo momento difficile per la squadra romana in questa partita, 19 punti, 8 su 12 da 2 per Hawkins ma 0 su 5 da 3, un tiratore normalmente affidabile da lontano, David Hawkins in questi playoff sta facendo indubbiamente fatica, in particolare in questa serie contro la Benetton, in gara 3 2 su 5 che è sicuramente accettabile, però in gara 2 1 su 6 dal campo per David Hawkins che sicuramente gradisce maggiormente questo tipo di soluzione nelle quali può far vedere tutta la sua straordinaria atleticità. Sì, credo che David, come molti suoi colleghi americani e non, se passassero l'estate a migliorare il tiro da 3 potrebbero aumentare di qualche, non dico di qualche zero, ma di qualche centinaia di migliaia di dollari i prossimi ingaggi. Non lo auguro al presidente Totti perché vorrebbe dire o pagarlo di più o vederselo scappare dalla NBA. Lo auguro a lui e al suo agente, ecco, diciamo, mettiamola così. Terminato il time out, Marcus Gori in lunetta dopo il fallo precedente di Obina e Chesi a rimbalzo. Marcus Gori che non ha praticamente quasi neanche tirato per tre quarti, ha segnato 5 punti, adesso sei davvero pesantissima, dimostrazione che se cercate un leader vero nella Benetton forse dovete andare dall'uomo qui inquadrato, anche perché in difesa ti permette davvero di esprimere al meglio tutte le idee tattiche di David Blatt, visto che in questa serie ha marcato dal numero 5 al numero 1 con gli stessi effetti, cioè sempre positivi. E credo che sia anche nella preparazione delle partite di David Blatt poter contare sul giocatore di questo genere, ti dà tante variabilità tattico-strategiche che sono francamente tanto oro quanto pesano. Marco Tuse qui ha, diciamo, un po' forzato una situazione. In precedenza preziosissima la stoppata di Trevon Bryant che gioca poco ma ha sempre un impatto notevole, 7 minuti in campo, 5 punti per lui, adesso anche la stoppata oltre a un assist, furto di David Hawkins che adesso corre, Sant'Angelo va a mettersi in mezzo, Hawkins quasi non se ne accorge per la Sant'Angelo, a Sant'Angelo è andata sicuramente bene che non è venuta fuori l'azione da tre punti, però guardate che coraggio ha avuto a mettersi in mezzo a questa specie di tir lanciato a 120 all'ora. Sì, è un coraggio dettato anche da una certa disperazione, perché è conscio di aver fatto una cosa a questo momento inaccettabile. Mi spiace per Marche, fin dai tempi di Cantù, un giocatore che apprezzo molto, evidentemente una serata storta come capita sovente, questa palla persa, gli ha detto no, se gli regalo anche due punti facili l'allenatore mi mangia, gli è andata bene che non gliela ha regalati tre. E per il momento non sono neanche due perché Hawkins con molta sfortuna per la verità ha sbagliato il primo tiro libero, va con il secondo David Hawkins e va a segnare questo 11 su 16 dalla lunetta per la Lottomatica, 7 su 20 dalla lunetta per la Benetton, ma siamo praticamente pari, la Benetton avanti di un punto, 69 a 68, è tornato Zizis per Sant'Angelo e va da Marcus Gori, è aumentato tantissimo il numero di palloni toccati da Gori in questo quarto quarto e non certo per caso ci scassa fuori per Gori che ha spazio per prendersi la tripla e segnarla, ancora l'impatto devastante di Marcus Gori. Io come faccio a Siskauskas a fare sempre l'entrata e non fare mai sfondamento
è un mistero, o meglio, un mistero relativo, perché lui ha sempre sotto controllo la cosa. Se ci fate caso, non va mai come un tira dritto, fa sempre la cosa la cosa a seconda di dove è la difesa. Poi lo scarico è stato più o meno d'antologia l'ultimo. La coppiata si scasca, Sgorin in questo quarto ha tenuto lì la Benetton e se la tiene avanti di 4 punti, poi è arrivato il fallo quinto di Trevon Bryant che lascia il campo, ritorna Andrea Bargnani, anche lui ha 4, anche Andrea Bargnani ha 4 falli a carico. Adesso va ad occuparsi di Marco Tušek, possiamo magari aspettarci anche un gioco per il giocatore sloveno, magari spalle a canestro come è avvenuto a lungo all'inizio nella partita di Treviso 2 giorni fa. Invece si va da Hawkins, blocco di Echesi, ancora il cambio difensivo, Gori questa volta è su David Hawkins, questa volta non riesce a tenere fino in fondo lo scivolamento, anche perché con Hawkins fanno fatica addirittura i piccoli. Figuriamoci un 2,06 come Marcus Gori che va a commettere fallo. Sì, un 2,06 che peraltro ha nelle gambe e nei piedi la possibilità di marcare, però onestamente l'Hawkins che va a canestro e poi con questo controllo del corpo, questa spalla sinistra che protegge perfettamente la mano destra, che quella tirante, anche per un giocatore eccellente come Gori non c'è, ci sono altre possibilità che il fallo. In lunetta Hawkins a segnare il primo tiro libero, torna a meno 3 la lottomatica, adesso a meno 2 con il canestro di David Hawkins, 8 su 17 al campo, 6 su 9 liberi, 22 punti per il giocatore di Washington. Palleggio adesso di Gori contro Echesi, Bargnani con una mezza idea di prendersi la tripla, poi si va da Šiškauskas contro Hawkins, pronto l'aiuto di Ilieschi sulla linea di fondo, incrocio di Šiškauskas, balletto del lituano contro uno dei migliori difensori del campionato a 2-10 dalla fine di gara 4, fantastico Šiškauskas. Si sta facendo, si sta sciorinando, come dicono quelli che parlano bene, tutto il suo vastissimo repertorio. Anche in quest'altra occasione ci ha fatto vedere una giocata in post basso davvero da mettere negli highlights. Non va il tentativo di Ilieschi dopo la splendida difesa di Bargnani sulla penetrazione di Hawkins, 1 minuto e 48 secondi, ci scassa con la palla in mano e più 4 per la Benetton, ancora lituano, ancora contro Hawkins, va in angolo Nicolas, chiama a gran voce la palla, Ilieschi legge tutto, poi è molto sfortunato perché non riesce a controllare il pallone, ci sarà rimessa per la Benetton ma solo 8 secondi sul cronometro dei 24. Eh sì, davvero, la sua sfortuna oltre a quella di non aver potuto controllare era che talmente vicino alla linea di fondo che non ha potuto neanche riprenderla, se fosse stato solo un metro più in dentro nel campo forse sarebbe riuscito. Comunque sono 8 secondi, non sarà facile per Treviso andare un buon tiro. Fuori Echesi e per la prima volta in questa sera non in serie, non un fattore, è tornato Nolli Zizis con il tiro da lontano ma da 2 punti per Zizis, ma va con il più 6, stavano scadendo i 24, canestro pesantissimo del giocatore greco, 1 minuto e 25 da giocare, Bodiroga ad attaccare Šiškauskas in angolo per Tonolli con la tripla importante, non va, vola Tušek a rimbalzo ma strappa la palla a Bargnani e la consegna a Nikos Zizis, pallone in mano per la Benetton e stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questa gara 4. Ovviamente la Benetton adesso vuole giocarsi tutti questi 24 secondi, palleggio prolungato per Zizis che è contro Bodiroga, uno contro uno di Zizis, fuori per Nicolas che si alza da 3 punti, tiro che non va, rimbalzo di Hawkins che corre dall'altra parte, Šiškauskas in mezzo, fallo in attacco, palla in attacco per David Hawkins. Šiškauskas, tra le tantissime cose preziose che ha fatto quest'oggi, forse ha fatto la più preziosa. Beh, difficile a dirsi perché Hawkins ha cambiato direzione abbastanza nettamente, andare a fischiare lo sfondamento è una scelta certamente coraggiosa ma altrettanto opinabile, naturalmente ci può stare perché come diciamo negli sfondamenti dinamici si può avere ragione e torto al 50%, indubbiamente è una scelta molto pesante perché può davvero cambiare o decidere la partita. La replay che ci ha proposto Giancarlo Fercioni dalla regia, sembrava obiettivamente che Šiškauskas stesse spostandosi nel momento dell'impatto con Hawkins. Andiamo a rivedere dopo il fallo subito da Nicolas, questa ripresa da dietro, Šiškauskas che si sposta, questo noi possiamo dirlo al terzo replay, è un fallo di Ramunas Šiškauskas. Direi di sì perché avete visto che il movimento verso la destra del teleschermo di Hawkins precede quello di Šiškauskas, intendiamoci, noi abbiamo mezzi tecnici che l'arbitro non ha, però comunque si capisce l'insoddisfazione, chiamiamola così,
della squadra romana. E 2 su 2 di Nicolas, più 8 Benettona, 40 secondi dalla fine, prova a giocarsi le ultime carte, la lotta automatica con Ilieschi che cerca Tonolli, si ha bisogno di un tiro veloce, adesso Roma o che si butta dentro, va fino in fondo, trova il fallo, non trova il canestro, un potenziale gioco da tre punti mancato, che avrebbe voluto dire tantissime cose. Quinto fallo per un Andrea Bargnani che continua a fare fatica quando gioca a Roma, 5 punti, 2 su 5 dal campo. Però la Benetton, anche senza miglior Bargnani, avanti di 8 a 31 secondi dalla fine. Ma sai, Bargnani è il fenomeno che sappiamo e non ci sono dubbi, non spendo altre parole, però in queste partite qui, sai, Bargnani è il 19enne della squadra, fenomeno per quanto sia, però sono Siskauskas, Gorie, Nicolas e Zizis con quel canestro secondo me decisivo allo scadere dei 24 secondi, sono loro che devono vincere o perdere. Bargnani ci mette il contorno di grande giocatore qual è, devo dire nel primo tempo un paio di giocate l'ha fatta. Hawkins con una scelta quantomeno opinabile ha sbagliato di proposito, secondo tiro libero cercando il rimbalzo, non gli è andata bene, adesso è costretto a commettere fallo su Drew Nicolas, più 7 per la Benetton a 23 secondi dalla fine, le speranze della lottomatica continuano a scendere, ovviamente non è ancora finita, però la Benetton adesso ha bisogno di freddezza alla linea del tiro libero in una serata da 9 su 22 dalla lunetta. Beh, può essere, adesso anche la fortuna aiuta, devo dire la Benetton, però sai, nel momento decisivo non c'è serata no che tenga, sono giocatori di tale livello che i tiri liberi che fanno andare avanti nella serie li mettono dentro, quindi quello che conta per l'automatica, ecco, sarebbe eventualmente un paio di tiri rapidi da tre punti, però onestamente stiamo cominciando a parlare di miracoli per Roma. E davvero anche i miracoli adesso non servirebbero, finisce qui anche se Bodiroga va a commettere questo fallo frutto di molta frustrazione su Marco Mordente, che capisce molto bene il momento del giocatore serbo e non accenna alla minima reazione. La Benetton vince in trasferta, spanca il palo automatica e si qualifica per la finale del campionato. Serie che finisce sulla 3-1 per una Benetton che ha aspettato davvero il momento giusto per vincere in trasferta. Beh, devo dire anche con una grande autorevolezza, perché uscire da quel momento negativo con una lottomatica a 1000, ovvero sia su quel 21-3, uscirne così, diciamo, anche con tutto quello che è successo, di cui non stiamo neanche più a parlare, non era facile. Per la lottomatica credo che possa bastare quello che avete sentito, un applauso di 10.000 spettatori. E finisce qui, la Benetton conquista la nona finale della sua storia, vince al palo automatica 81-71 e chiude la serie sul 3-1, chiude la stagione per la lottomatica di Roma che ancora una volta vede il suo campionato fermarsi in semifinale. Qualche piccolo problema in mezzo al campo mentre i giocatori, alcuni si stavano salutando, c'è un po' ovviamente di nervosismo, ma mi sembra